L'Ufficio Scolastico Regionale ha disposto la reggenza delle istituzioni scolastiche. Al comprensivo di Bedogna arriva Manzio Toffoloni, allo Zappafermi di Borgotaro Elisabetta Botti. Diagnosi velocissime ed un'operazione delicata durata oltre 5 ore hanno salvato la vita a Sandro Santini, che elogia la bravura e professionalità dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Si sono svolti oggi i funerali di Giuseppina Lagasi, 81 anni, figura storica di Bedogna. Per una vita ha gestito in paese un esercizio pubblico e famosissime ovunque erano le sue torte salate. Anche l'amministrazione comunale di Solignano scende in campo per sostenere la grande mobilitazione in atto per aiutare la bambina di Oriano, Chanel, affetta da una rara forma tumorale. Si intitola Salotti in fiera, la manifestazione in programma sabato pomeriggio all'interno della fiera di San Terenziano, dove si incontreranno gli autori Fava, Marlette e Del Poio. Una grande festa interamente dedicata agli spaventapasseri ha movimentato il fine settimana di Cereseto, frazione di Compiano, ad organizzarla la trattoria Solari. Buonasera, buon giovedì telespettatori di RTA e come al solito benvenuti al nostro notiziario. L'Ufficio Scolastico della Regione Emilia-Romagna ha disposto proprio ieri la reggenza delle istituzioni scolastiche, vale a dire quegli incarichi annuali che vanno a coprire le scuole in cui non vi sono dirigenti scolastici a tempo pieno. Due le novità per le scuole del nostro territorio. All'Istituto Comprensivo di Bedogna è stato nominato Amanzio Toffoloni, mentre per lo Zappafermi di Borgotaro il nome scelto è quello di Elisabetta Botti. Toffoloni è titolare del liceo Ulivi di Parma, mentre la Botti lo è dell'Izis Da Vinci, sempre di Parma. E adesso parliamo di buona sanità. Spesso anche i TG nazionali non danno buone notizie in questo senso, ma tendono più ovviamente a dar voce alle cattive notizie. Noi oggi invece facciamo una cosa in controtendenza e vi proponiamo un'intervista che abbiamo realizzato proprio ieri con Sandro Santini, che ci ha chiamato perché voleva elogiare la bravura, la professionalità, la tempestività anche dello staff del professor Adorni di chirurgia, che gli ha letteralmente salvato la vita. Sentiamo. Siamo, come vedete, con Sandro Santini, che oltre ad essere un amico è anche un ex collaboratore di RTA. Sandro, 15 giorni fa più o meno tu sei stato protagonista purtroppo di una brutta disavventura. Che cosa ti è successo? È successo che ero in Lunigiana e dopo cena probabilmente ho preso freddo e quando sul bratello ho avuto delle crisi, ho rimesso in pratica abbondantemente, credo che il bratello ci siano purtroppo ancora i segni. Arrivato a casa avevo dei dolori fortissimi, si era aperto un laparocele vecchio che avevo ed avevo, tanto bisogna dirlo, parecchia roba fuori. Erano poi ansie intestinali, 4 ansie intestinali. Mi sono recato presso una struttura pubblica, mi hanno diagnosticato un infarto, cosa che io non riuscivo molto a ragionare. Io sono laureato in medicina veterinaria, ma in quel momento lì pensavo più al dolore, cioè mi riusciva difficile anche capire cosa avessi. E poi mi hanno mandato all'ospedale con la macchina, tralascio quello che sì, tutto poi è successo lì per lì, nonostante l'impegno di una bravissima infermiera, mi hanno messo in un corridoio con un calmante. Fortunatamente è arrivato il medico di guardia, che era il dottor Bilardi, che in 5 minuti ha fatto la diagnosi di un laparocele strozzato. Mi ha detto subito in camera, domattina tac e subito poi operare. Devo dire che qui si è dimostrata l'efficienza dell'ospedale di Borgotaro, non solo del reparto di chirurgia e l'efficienza. Alle 9 ero già all'attack e devo dire che mi hanno mandato anche l'anestesista per la paura di eventuali crisi per il liquido di contrasto. Hanno trovato che c'erano 4 ansie intestinali fuori, di cui una schiacciata, quindi era strozzata, e sono andato subito sotto. Subito, hanno appena finito l'intervento che c'era, mi hanno operato, 5 ore e mezzo di intervento, e devo dire sono stati estremamente bravi, hanno tribolato molto perché me l'hanno detto, io non mi sono reso conto della situazione, francamente pensavo più all'intervento, alla paura che c'avevo ad andare sotto.
E poi mi hanno spiegato cosa è successo, che l'ho tirata fuori, l'ho tirata. Devo dire che io ti ho chiamato apposta perché io devo ringraziare tutti, devo ringraziare Adorni, devo ringraziare tutta la sua equipe, devo ringraziare le infermiere che mi hanno sopportato, perché io sono il paziente peggiore che ci possa essere, sono curioso come si suol dire, come una serva, no? Quindi volevo sapere tutto come mi facevano, ho patito dei dolori fortissimi, ma devo dire che ce ne sono uscito, sono contento, però la dimostrazione la posso dire che spesso noi andiamo a cercare lontano, no? Quelli bravi, i mostri, eccetera, eccetera. Abbiamo un reparto che funziona, abbiamo un ospedale, credo che funziona, e di questo posso essere solo soddisfatto. E devo ringraziare ancora tutti, devo ringraziare. Senti, questa è l'era del computer e dei social network, no? Tu sei stato in contatto con un mondo un po' virtuale e un po' reale anche in quei giorni. Ti ha aiutato, vero? Oh, certo, perché devo dire che mentre davanti alla porta c'avevo scritto vietato le visite, perché io non ho proprio voglia di parlare con nessuno, e siccome poi tu lo sai, d'agosto chi si occupa di cose sociali o comunque di altre cose è il momento in cui c'è maggiore da fare, io dovevo comunicare a tutti che non potevo. È chiaro che non avevo voglia di telefonare, per carità, cioè, ho stato un'ora, un giorno sotto morfina, non avevo proprio. Io ho postato su Facebook la faccia di Santini che stava male, ha detto: mi hanno operato, non mi rompete le scatole, in concetto, no? E però c'è stata una risposta che non mi aspettavo, ma non solo da parte dei borgotaresi, non solo da parte degli amici lunigianesi, no? Che avevo visto la sera, da parte di quelli di Spezia, ma anche da parte degli amici cosiddetti virtuali, no? Che mi hanno sostenuto, fatto coraggio, non mi hanno stancato, e questa è stata una cosa molto buona. E io credo che i social network ce l'hanno un vantaggio in questo senso, forse qualcuno ne parla male, ma come dice uno, come diceva un amico, basta saperli usare bene. Non usare come fanno io cerco di usare nella miglior maniera, ecco. La primavera araba, ripercussioni e attualità in Egitto, è il tema dell'incontro che il Comitato InterSOS di Borgotaro organizza al Museo delle Mura domani alle 21. Relatore sarà l'editorialista del Corriere della Sera Antonio Ferrari, che domani pomeriggio sarà ricevuto alle 18 nella sala del Consiglio Comunale dal sindaco Diego Rossi. Si sono svolti questa mattina a Bedonia i funerali di Giuseppina Lagasi in Salvaterra. Nata il 13 aprile 1932, per oltre 40 anni, dalla fine degli anni 60 sino a settembre dello scorso anno, aveva gestito insieme al marito Lino e in seguito anche con la figlia Ernestina una piccola pizzeria in via Roma alle porte del paese, specializzandosi in prodotti gastronomici locali. Molto famose erano infatti le torte salate di sua produzione, di riso, patate o erbette, ma anche la pasta fresca, i tortelli e gli anolini che Giuseppina preparava in casa seguendo le ricette tradizionali. In anni di lavoro si era fatta un'affezionata clientela composta soprattutto dai villeggianti che trascorrevano a Bedonia le vacanze estive e prima di rientrare alle proprie abitazioni passavano da Giuseppina ad acquistare le sue prelibatezze. Lascia il marito Lino, le figlie Daniela ed Ernestina, la sorella, i generi, i nipoti e la pronipote. Ai familiari di Giuseppina Lagasi vanno le più sentite condoglianze di proprietà e redazione di Radio Tele Appennino. Lunedì prossimo 2 settembre alle ore 21 in Sala Imbriani al Piano Terra è previsto un incontro sul tema teologia della liberazione. Presenterà Giuseppe Toffanin, mentre il relatore sarà padre Domenico Costella. Ovviamente la cittadinanza è attesa numerosa. E ora torniamo a parlare della manifestazione in programma sabato e domenica a Oriano di Solignano per aiutare la bimba di 2 anni Chanel, che necessita di cure importanti a Boston. La piccola è affetta infatti da una rara forma tumorale. Vi dicevamo, grande mobilitazione sostenuta anche dall'amministrazione comunale di Solignano. Sentiamo. Sabato e domenica tutti ad Oriano per aiutare Chanel, la bimba di 2 anni affetta da una rara forma tumorale che dovrà essere operata a Boston. 2 giornate ricche di appuntamenti che iniziano alle 9 del mattino e terminano a notte inoltrata, e tanto divertimento e sorprese per tutti.
si è scatenata davvero una gara di solidarietà enorme, che in momenti come questi forse all'inizio non si era nemmeno immaginata, però devo dire che è stata fatta una pensata importante, è stato creato un comitato molto efficace, e di questo devo dare atto sia alla Proloco che a tutte le persone che comunque ogni settimana si incontrano e stanno portando avanti un'organizzazione molto complessa. Il Comune ovviamente è molto sensibile su questi aspetti, noi siamo arrivati da poco, però sono 10 anni che dai banchi dell'opposizione abbiamo sempre detto che la promozione del territorio, iniziative di questo tipo non possono che far bene al nostro comune, quindi siamo in prima fila nel cercare di far sì che ogni iniziativa e ogni progetto che queste associazioni hanno venga poi eseguito e ovviamente si rispettino tutte le norme di sicurezza e tutto quanto. Però devo dire che questo da parte nostra l'impegno che stiamo mettendo è minore rispetto all'entusiasmo che tutte le associazioni e tutte le persone hanno messo in campo con veramente un impegno notevole. Questo è un segnale, secondo me, in un periodo di pessimismo generale, che ci fa riscoprire il gusto di stare insieme e di fare bene alle persone. Si è data molta attenzione alla trasparenza di questo rapporto che c'è tra noi e la famiglia. Questo è importantissimo, perché effettivamente tutte le persone che decidono di dare anche un euro per Chanel sapranno dove questo euro va a finire. Questo credo che sia molto importante.